We believe that human rights is a natural thing. No one is supposed to be given a human right. We all have a right entitled to us by nature when we were born. Si è svolto in 4 giornate al Maschio Angioino di Napoli il Festival A Bordo, promosso dall'Associazione Mediterranea Saving Humans, per favorire l'incontro fra associazioni, reti sociali, cittadini impegnati nel salvataggio delle persone migranti e nella tutela dei diritti umani. È un'associazione che dal 2018 si impegna in operazioni di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo centrale, in quella che è diventata, con la valutazione anche degli osservatori internazionali, la frontiera più mortale al mondo, nonostante sia una frontiera immateriale, una frontiera fatta di acqua. E dal 2018 con la nostra nave, la Mare Ionio, arriviamo fino alla zona SAR libica, partendo dalle acque internazionali e dalle acque italiane, per monitorare quello che succede in mare aperto e per salvare tutte quelle persone che hanno bisogno di essere salvate. Con un programma di dibattiti e incontri pubblici sono stati messi a confronto esperienze e punti di vista basati sulla testimonianza diretta di operatori del soccorso e di persone scampate a contesti invivibili e a situazioni drammatiche. Non soltanto dalle guerre o dalla prigionia in Africa, ma anche dal conflitto in Ucraina. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina ed è scoppiata questa ulteriore ignobile guerra, abbiamo immediatamente guardato alla frontiera di terra, alla frontiera polacca principalmente, che è stata la prima via di fuga utilizzata dalla popolazione ucraina per uscire dal paese e per mettersi al sicuro, e ci siamo resi conto che dovevamo guardare anche lì e portare il nostro supporto anche lì. Il Festival A Bordo era stato presentato a fine luglio a Palazzo San Giacomo ed è stato realizzato col patrocinio del Comune di Napoli. È estremamente importante salvare quelle vite umane che si trovano in quella condizione di pericolo proprio per colpa nostra. Noi dobbiamo continuare e anzi intensificare ora le missioni in mare e in terra per essere coerenti con la pratica quotidiana a sostenere i diritti umani e la vita delle persone. Attraverso l'assessorato alle politiche sociali da subito abbiamo pensato a chi è più sfortunato di noi ha bisogno di essere accolto perché proviene da situazioni disagiate, da paesi in cui c'è bisogno di scappare e di essere accolti nel nostro territorio. Sono tante le azioni che abbiamo messo in campo, abbiamo rivisto completamente il nostro SAI, abbiamo creato una comunità di accoglienza per minori rifugiati non accompagnati e stiamo lavorando per aprire sul nostro territorio il primo ufficio con l'UNHCR, che sarà punto di riferimento per tutte le associazioni del terzo settore che lavorano grazie al contributo in collaborazione con le persone rifugiate. Una novità è la piattaforma web Yalla. A breve sarà online, è una piattaforma che vede uniti mondo del terzo settore e amministrazione per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini rifugiati e immigrati. Fra le iniziative del festival, un seminario con le associazioni e le ONG impegnate nel soccorso in mare, una manifestazione contro gli accordi Italia-Libia e un ricordo di Gino Strada e della sua eredità culturale col contributo della moglie Simonetta Gola, giornalista e attivista di Emergency. Ci ha lasciato molti progetti di cura in Italia e fuori dall'Italia con Emergency. Ma io credo che ci abbia lasciato soprattutto l'idea e la convinzione e la prova che cambiare le cose si può fare, anche se può essere difficile, anche se può sembrare molto complicato e anche un po' lungo, però non dobbiamo accettare le cose come inevitabili. Sono preziosi tutti i momenti in cui si possono condividere pratiche ed diverse che hanno come priorità la tutela dei diritti di tutti. Io credo che gli egoismi che stiamo vivendo non si rendano conto che poi arriva il momento in cui si viene toccati direttamente, quindi forse garantire più diritti per tutti complessivamente potrebbe essere positivo anche per il singolo. A conclusione delle giornate di lavoro, il cortile del castello si è animato con serate di festa e musica dal vivo.